questi ultimi anni gli ospedali psichiatrici sono divenuti una moda culturale molto diffusa, al punto di domandarsi se trattarne ancora serva al riscatto dei ricoverati. D'altro canto, la malattia mentale è il cadavere che tutti ci portiamo nella stiva. Così anche noi abbiamo voluto occuparci del manicomio per riconoscerci e ritrovarci nella condizione del matto. Nell'intento di comprendere e vedere meglio, abbiamo preso appunti e usato la cinepresa. Perciò questo film è una specie di rapporto. Esso riferisce, su piani diversi ed anche contrastanti, quello che abbiamo visto e quello che ci è stato detto o che abbiamo creduto di capire. Lo proiettiamo perché siamo convinti che nelle condizioni umane limite come quella manicomiale il rimedio comincia se si guarda per vedere e si ascolta per intendere. Il manicomio in cui siamo è uno dei migliori d'Italia. Si tratta di un luogo molto più efficiente di tanti ospedali per gente sana. Vi sono la scuola, il cinema, il teatro, un atelier per le attività espressive, un grande e ben organizzato centro sociale ed altre istituzioni per rendere meno pesante e meno dannoso il soggiorno agli ospiti. Ospiti, infatti, vengono detti i ricoverati in ospedale psichiatrico, cioè in manicomio. Rimossa la parola, rimossa la questione. Invece non è vero. Un matto è un matto e un manicomio è un manicomio, con tutte le grane che ciò comporta per tutti. Abbiamo scelto un ospedale psichiatrico a suo modo quasi perfetto perché dimostra meglio che un manicomio è appunto un manicomio. Non vorremmo si credesse che la questione amministrativa, politica e umana degli ammalati di mente esiste perché essi, non di rado, vengono tenuti in luoghi brutti, sporchi e feroci. Infatti noi pensiamo che il livido viaggio della follia si fa fuori e che il manicomio è solo un capolinea, anche quando il matto ne piglia il vizio, come quasi sempre succede. Siamo liberi di andare in giro, di osservare e di parlare con chi che sia. Possiamo entrare dovunque. Tutti rispondono alle nostre domande con franchezza, persino a quelle indiscrete. Ci ha colpito il fatto che le donne non danno troppa importanza alla loro alienazione mentale, come se ci fossero abituate. Sembra che vedano la follia come una piega riuscita peggio nel tessuto già difficile della loro normale esistenza, una specie di grinza morta. Gli uomini, al contrario, prendono la malattia di punta e sempre con disperazione, sia combattendola sia arrendendosi. Questo fatto può spiegare perché è proprio l'uomo a organizzare le religioni, a inventare i vizi e a fissare le leggi che chiudono la gente in manicomio.
Dopo essere stati nel reparto degli ammalati più gravi, andiamo in quello di osservazione. Qui si emette la sentenza. L'indiziato o torna a casa o rimane, uomo oppure matto. Lì un ragazzo rideva ancora. Come si arriva al reparto osservazione, cioè come si può finire in manicomio? Lo abbiamo domandato più o meno a tutti. Molti hanno raccontato la loro storia. Gli altri hanno descritto modi quasi infallibili di smarrirsi o di venire smarriti da altri. In generale è risultato che la persona predisposta ai cosiddetti esaurimenti nervosi, il vecchio o la vecchia senza pensione ma con la nuora energica, il figlio non molto sveglio e non amato, lo scrittore che sputtana un sistema e via via fino al testimone che minaccia di compromettere il ben congegnato esito di un processo politico, sono i candidati al ricovero. Insomma, rischiano l'ospedale psichiatrico tutti coloro sui quali non si può più scommettere, perché hanno rotto, o si crede che abbiano rotto, sulla dirittura di arrivo di una gara tanto decisiva quanto sicuramente truccata. Così nessuno è al sicuro, dato che si può finire in manicomio anche per ragioni di eredità, vale a dire perché tutta la torta tocchi alla persona giusta ed è sempre quella che rimane fuori. E tutto nei termini della legge, per l'esattezza nei termini della numero 36 del 14 febbraio 1904. Secondo questa legge, ben provata dalla sua vecchiaia, basta far dichiarare, non è difficile, che sei pericoloso a te e agli altri. Quello che stiamo osservando è un manicomio modello. Gli ammalati hanno i loro rappresentanti, uno per reparto, i quali prospettano le necessità collettive e personali. Lo fanno in riunioni periodiche, cui partecipano, a seconda del caso, gli assistenti sociali, i medici, i primari e anche il direttore. Ora, dal verbale dell'assemblea dei rappresentanti degli ospiti, cioè De Matti, tenuta il 6 febbraio 1972, citiamo. Sul piano logistico è stata ribadita la necessità di poter avere A. servizi igienici più rispondenti, B. la disponibilità di un lavatoio e di una stireria nei reparti donne, perché l'ospite si senta stimolata a curare la biancheria personale. C. La sistemazione al piano terreno di ogni reparto delle persone anziane, al fine di facilitare le uscite esterne con le sedie a rotelle. Sul piano umano è stato sottolineato A. l'abolizione di un uso indiscriminato da parte degli operatori del tu agli ospiti e la considerazione di un intervento individualizzato. B. La necessità di responsabilizzare nei reparti ogni ospite secondo le sue reali possibilità e bisogni, con interventi di sostegno adeguati, evitando le situazioni di servilismo o di privilegio per pochi, che a volte possono crearsi. C. La responsabilità degli operatori nell'intervento con gli ospiti, rispondente a regole di buon costume. D. L'importanza dell'intervento attivo di ogni operatore perché la giornata dell'ospite non sia vuota, con iniziative che rispondano alle esigenze terapeutiche. Sul piano operativo è stata avanzata la seguente proposta. Favorire il rapporto con nuclei familiari esterni al fine di sviluppare i contatti umani e avere uno sfogo naturale con il beneficio di mantenere attivi i legami con la realtà fuori dell'ospedale ed evitare l'isolamento. Tali contatti potrebbero inizialmente essere avviati con periodicità fuori dell'ospedale.
L'assemblea è stata conclusa con la richiesta unanime di riunirla settimanalmente, perché i rappresentanti degli ospiti possano non solo discutere i problemi che avvertono, ma anche perché ognuno possa essere sostenuto nella presa di coscienza del ruolo da svolgere nell'ambito del reparto e come rappresentante dello stesso nella commissione di centro sociale.